La felicità non deriva da altri, ma da se stessi. In un altro dei miei video ho avuto il piacere, ho avuto l'onore di descrivere la felicità secondo quella che è la mia visione, quindi secondo quella che è la mia opinione, utilizzando dei termini che sono stati graditi da molti. Dei termini che in qualche maniera, secondo me, descrivono in maniera concreta, in maniera, diciamo così, concreta, ripeto, reale e non astratta, quello che effettivamente è la felicità. E come detto già in quell'altro video, la felicità non è altro che una illusione, o meglio, una mera illusione costruita, quindi creata da un essere umano, per cui egli sta bene in quel periodo di tempo là, in quel determinato periodo di tempo, che può essere 2 ore, che può essere un giorno, che può essere anche però 10 minuti. Tutto dipende da come il cervello di quell'essere umano ragiona, riflette e soprattutto si pone nella considerazione che ha di quel momento là. Ed anche dal fattore esterno, perché già il fattore esterno permette di vivere in maniera felice quel momento di vita, quel brandello di vita, quel lasso di tempo. E quindi che cosa si può dire? Che innanzitutto la felicità ce la creiamo noi. Sapendo questo, già ho detto quasi tutto. Ed in altra analisi, ed in altra battuta, che essendo creata da noi, deriva proprio da noi stessi. Siamo noi che creiamo la felicità, che crediamo di essere felici. Ma poi, dopo che dentro di noi termina questa felicità, questa apparente allegria contagiosa, questa chiamiamola voglia di stare in pace e in assoluta allegria, ecco che si piomba nello sconforto più assoluto, perché poi si ritorna a vivere una vita opaca, bassa, rutinaria. Che significa rutinaria? Fatta di routine. E lasciamelo dire, la routine non dico che uccide una persona, ma contribuisce a creare depressione in una determinata persona, soprattutto specie in quella persona che è particolarmente fragile, particolarmente fragile, particolarmente sensibile, particolarmente in una situazione di difficoltà che non riesce ad essere ingoiata, che non riesce ad essere soppressa. È come il boccone che una persona manda giù intero. Non ne vuole sapere di scendere il boccone intero, rimane in bocca. Non riesce ad essere trasformato in bolo e poi in bile. E quindi provoca di fatto a livello fisiologico, o meglio potrebbe provocare a livello fisiologico, il blocco della respirazione, che tradotto in soldoni, tradotto in parole povere, significa asfissia. Quando dicono è morto per asfissamento, per asfissia significa che gli è mancato l'ossigeno. Se il boccone non scende nel mio esofago, io perdo la possibilità, la capacità di respirare, perché l'ossigeno non entra nella mia bocca, entra nel mio naso, ma poi io lo faccio entrare l'ossigeno dal mio naso e poi lo butto fuori grazie alle vie aeree presenti nella mia bocca, quindi dal mio esofago, che è un tubo che passa dalla bocca e arriva fino allo stomaco, collega lo stomaco alla bocca e la bocca allo stomaco. Ma se io non butto fuori l'aria che ho fatto entrare già prima all'interno della mia cavità nasale,
Mi blocco, non posso respirare, sono impossibilitato alla respirazione e quindi mi troverò in una situazione difficile, complessa, complicata. Non riuscirò a respirare in maniera totale, in maniera efficace, efficiente. Avrò difficoltà e queste difficoltà si tradurranno molto probabilmente in un rischio di soffocamento, in una morte, perché alla fine l'asfissia significa morte. Non dico morte certa, ma morte molto, e ripeto, molto probabile. Ecco, e quindi riassumendo e venendo alle conclusioni, quindi, di questo video di oggi, 26 maggio 2018, dico, la felicità non deriva, ripeto, da altri, ma da noi stessi. Per il fatto che ce la siamo creata e che noi solo sappiamo e ci conosciamo, ci rendiamo conto, già nel momento in cui siamo felici, che effettivamente siamo entrati in questa stasi chiamata felicità. Se non fossi entrato in questa felicità, io non potrei dichiararmi felice, ma anzi rimarrei in una condizione di totale infelicità, una condizione di totale infelicità che alla lunga mi potrà portare, o meglio, mi potrà far arrivare in una condizione di malessere totale, perché prima sono felice, ma nel momento in cui termina quella felicità che io, Leandro, per esempio, mi sono costruito, mi sono creato, mi sono performato, ecco che ripiombo nella situazione rutinaria, nella routine quotidiana. E ovviamente rientrerò in contatto e mi scontrerò di nuovo con quella situazione di pura difficoltà, di grande difficoltà che andrò a ritrovare, che andrò a rivedere, che andrò, diciamo così, a scontrarmi in prima persona. E solo io so quello che andrò a soffrire e solo io so quello che mi toccherà subire già nel momento in cui entro nella situazione chiamata routine giornaliera. Due parole per descrivere un principio di depressione, che sono routine quotidiana o anche routine giornaliera. Routine significa svolgere azioni sempre in maniera pallosa, in maniera noiosa, in maniera triste, in maniera opaca. Vogliamo vivere la vita? Bene, viviamola, ma non spegniamo gli animi, non spegniamo le speranze, non spegniamo i sogni, non spegniamo i desideri, non spegniamo quelle che sono le caratteristiche umane per eccellenza, perché solo io, perché solo tu e perché solo noi esseri umani siamo capaci di riconoscere quando entriamo nella fase di felicità. E per il fatto che la felicità è qualcosa di astratto che non possiamo vedere, non possiamo palpare, ma che ci siamo costruiti noi, come anche il tempo da noi è stato costruito, ecco che allora ne viene fuori che per forza di cose la felicità è frutto di noi stessi, è il prodotto, è la somma dell'ingrediente chiamato oggi sono felice più domani sono ancora felice, o meglio si spera, che tradotto con un uguale grande come una casa significa per l'appunto felicità. Oggi sono felice, domani sono felice, quindi io mi autoconvinco che sono felice. Ma in realtà le tre parole oggi sono felice, domani sono felice uguale felicità significa io costruisco queste parole, io costruisco questa parola felicità, me la cucio addosso, ma effettivamente è frutto del mio cervello, effettivamente è frutto della mia anima, effettivamente è il frutto di quelle che sono le mie convinzioni personali. E poi sarà veramente così? Sarò veramente felice, sarò veramente contento oppure dopo che cessa questa felicità momentanea ripiomberò
nell'angoscia, nell'ansia, nella disperazione, nella routine quotidiana? Ecco, la risposta è una risposta retorica. Sì, purtroppo finisce. Finisce e ecco che si ripiomba nello stress, nella depressione, nella routine quotidiana. Domani mi devo alzare alle 6, per esempio, non sto parlando di me perché io purtroppo non lavoro. Domani mi devo alzare alle 5, oppure devo andare a lavorare, quindi devo svolgere le solite pratiche al lavoro. Non posso viaggiare perché ho figli piccoli, ecco, sono tutti limiti, sono tutte cose che rendono impossibile la vita di un essere umano. Da Leandro Smelli di Roma è tutto, filosofo, tuttologo, conoscitore dell'essere umano e soprattutto conoscitore di quello che c'è dentro l'essere umano. A me basta poco per inquadrare una persona e ti so dire, ti so indicare più o meno com'è quella persona. Mi bastano poche occhiate. Mi basta parlarci anche una volta e so capire com'è quell'essere umano. Grazie ancora, un caro saluto e al prossimo video.